Siamo pronti per partire con la tua campagna di crowdfunding. Attenzione prima di premere il tasto play alle cose che è bene fare fin da subito. Ti aspettano due mesi molto impegnativi perché a una campagna di crowdfunding bisogna starci dietro tutti i giorni. Tutti i giorni per ottenere ovviamente dei buoni risultati. Innanzitutto è bene partire fin da subito forte. Le campagne di successo sono quelle che hanno avuto fin da subito i primi contributi. Contributi generano altri contributi. Non sosterrai mai qualcuno che ha il 10% tre giorni prima della fine dell'obiettivo, anche se magari potrebbe ancora farcela. Quindi è bene cercare di raggiungere il primo 30% nel giro di pochi giorni. Innanzitutto un bel post sponsorizzato su Facebook. Sì, ok, lo sappiamo, si può fare tutto anche offline, però cerchiamo di dare alla nostra campagna una presenza fissa sui social. E purtroppo oggi se hai una pagina o anche se vuoi avere dei contenuti che effettivamente vengono visualizzati a lungo, devi sponsorizzare. Cerca di coprire tutta la durata del tuo crowdfunding con le campagne sponsorizzate. Può essere un post la settimana o anche molto di più. Oggi che funzionano molto i video e le live, potrebbero essere qualcosa da utilizzare anche tutti i giorni. È bene che l'intera durata della tua campagna sia coperta dai tuoi aggiornamenti, perché in questo modo le persone saranno coinvolte e soprattutto non si smetterà mai di parlare, tra virgolette, del tuo progetto. Numero 2. Cerca di raggiungere tutti i tuoi contatti. Li abbiamo già avvisati all'inizio, bene, adesso è il momento di farli sapere a tutti che sei partito e che quindi possono effettivamente darti un contributo. Quindi lo puoi fare attraverso messaggi privati, WhatsApp, le mail. Ogni elemento è da tenere in considerazione e non c'è da trascurare niente. Ti consiglio di partire dai contatti più vicini a te. Lo so, tutti vorremmo avere il supporto dell'influencer, del giornalista, della testata, del sito super figo. Sì, ok, però cerca di avere invece le persone che effettivamente ti seguono e ti vogliono bene fin da subito con te. Poi dopo magari arriveranno anche gli altri, tra virgolette, più importanti, perché quando si tratta di contribuire a una campagna nessuno è più importante degli altri. Cerca di partire dai tuoi amici, dai tuoi familiari, dalle persone che ti stanno intorno, dai colleghi che ti stimano. E poi magari cerca anche di avere qualche supporto più robusto, ma questo lo metterei in secondo piano. Di contro, se un tuo compagno di classe non lo senti da 6 anni, è inutile gli scrivi ciao caro, come va, eccoti il mio nuovo album. Non ha molto senso. Anche lo spam in questo caso non funziona per niente. Cerca di partire dai tuoi contatti mirati invece che sparare nel mucchio. Numero 3, ma come al solito il più importante, parlare, parlare, parlare. Veramente dovrai dare un sacco di spiegazioni e al di là del lavoro online, che è importante, il contatto diretto quotidiano è quello che effettivamente funziona e ti fa decollare il progetto. Quindi in ogni situazione vai a bar a far colazione, come stai? Bene, sto facendo questo, a chiunque. Ovviamente le persone che conosci o che magari hai un certo rapporto. Chiunque potrebbe darti una mano, non porti limiti, non farti preconcetti, però è importante parlare continuamente. Dovrai dare un sacco di spiegazioni, dovrai spiegare molto spesso che cos'è un crowdfunding, perché lo fai, come si fa, e anche questo lo vedremo tra poco. Dare un sacco di spiegazioni, quindi dovrai allenarti anche per parlare alle persone, per riuscire a far capire bene quello che stai facendo. Ma soprattutto non pensare che la campagna parta e vada da sé. Dovrai essere tu a sostenerla giorno dopo giorno. Segui i miei prossimi video per tutte le informazioni per arrivare a costruire il tuo crowdfunding di successo.